qualcosa assolutamente di inspiegabile. La pelle d'oca perché non ce l'aspettavamo minimamente. Questa è la prima volta che vediamo proprio dei danni materiali alle persone. Si trova danni in casa. Sono pezzi ovunque, tutti rotti. Vedo questa famiglia veramente in difficoltà. Ma tocca. Oui, oui. Giuro, io sono a pelle d'oca. Non lo so, non sono riuscito, ma mi sembra sinistra nella stanza da letto. Perché io ho visto solo dei numeri e non... Io ho la pelle d'oca, ragazzi. Okay, io anch'io, ragazzi. Ci troviamo qua da Piano Gentile, un caso molto particolare. Siamo stati contattati da Patrizia e la sua famiglia. Circa da 2 mesi, 3 mesi a questa parte che si aprono comunque i rubinetti, poi salta la corrente, ci si allaga la casa. Guardando in casa veramente vediamo i danni di quello che sta succedendo in questa casa. E sono passati 3 mesi. È veramente pesante perché non riesce a vivere comunque una situazione del genere. È successo proprio ieri sera intorno alle 5. È passata una macchina e subito dopo ci ha detto: ma c'è acqua che esce dalla porta? In casa c'erano già 4 centimetri d'acqua. Io sono sicura che comunque che all'interno comunque dell'abitazione c'è qualcuno. Annalisa, so che anche avete avuto dei pareri da parte di alcuni preti. Sì, ero andata da un prete a Milano. Mi aveva detto che c'erano delle forze comunque negative. Non si può neanche comunque vivere in questa situazione così, perché nel momento in cui tu esci, esce un disastro con l'acqua. Tornate, ritrovate la casa allagata. Un disastro. È spiacevole questa situazione perché veramente vedo questa famiglia veramente in difficoltà. Per la prima volta ci ritroviamo ad affrontare dei fenomeni davvero molto pesanti con delle tubature che addirittura esplodono. Stasera vediamo di scoprire qualcosa. Abbiamo montato tutta l'attrezzatura all'interno dell'abitazione e tra poco iniziamo e vediamo cosa verrà fuori durante l'indagine. Siamo pronti per iniziare l'indagine, quindi spegniamo le luci. C'è qualcuno qui con noi? Abbiamo provato a fare qualche domanda in alcune stanze. Daniele sembra che effettivamente su queste domande abbia riscontrato degli strani rumori subito dopo la domanda. Non abbiamo avuto riscontri per quanto riguarda il campo elettromagnetico e anche nella nuova strumentazione, tra cui un rilevatore di movimento ultrasuoni che abbiamo posizionato qua al di fuori della stanza. Continuiamo le prove e vediamo cosa viene fuori. Se la persona che vive qui... Puoi avvicinarti a uno di noi? Al momento abbiamo provato a fare qualche domanda, ma non abbiamo avuto grandi riscontri. Comunque, secondo me, Daniele deve ancora rianalizzare il materiale. Sì, c'era troppo rumore esterno e non sono riuscito a capire determinate parole o rumori che dovevano essere in questa stanza. Tra le varie domande, Luca ha provato a farne anche qualcuno utilizzando il dialetto del luogo e Daniele sembra che effettivamente su queste domande abbia riscontrato degli strani rumori subito dopo la domanda. Ogni volta che lui c'è parla un picco in dialetto senti tic, ma sempre tipo il rumore di una goccia dell'acqua. C'ho i brividi, guarda. Ma infatti l'ho visto dal V-meter sulle palle, che ogni volta che finiva la domanda c'era un picco e non riuscivo a capire cos'è, perché una eravamo... una goccia dell'acqua. Mirko tipo... click. Chiaramente adesso analizzerà l'audio per capire se effettivamente si trattava di qualcosa di anomalo. Hai sentito il casino? Sì, il colpo di là. Ancora, aspetta. Sì, sei arrivato di qua.
Io ho sentito abbastanza di qua, adesso che sono usciti. Sentilo ancora? Siamo appena usciti dalla stanza e insieme a Luca abbiamo sentito proprio un colpo molto chiaro provenire dall'interno di questa stanza, però non c'è nulla di spostato, almeno sembra, quindi non so, non riusciamo a capire da cosa possa essere causato. Sei stato tu a toccare qualcosa? Hai sentito un po' di morale? No. Adesso stiamo iniziando a sentire un po' di rumori strani provenire dalle varie stanze, non riusciamo bene a capire che cosa li causa. Siamo in garage, questo è un vaso di espansione che serve per attutire i colpi d'arietta all'interno dell'impianto idrico. Abbiamo fatto una prova per capire se i colpi che sentivamo erano dovuti a questo impianto, ai colpi che si sentivano qua, o erano dovuti a altre cause. Luca ha dato su ad aprire il rubinetto e a chiuderlo, noi eravamo qui e non abbiamo sentito niente. Sarà dovuto anche al fatto che hanno messo questo vaso di espansione, quindi il rumore che ha sentito Mirko in camera e che ho sentito io in sala non sono dovuti a questo sistema. Ho toccato. Oui. Ho toccato. Oui. Giuro, io sono a pelle d'oca. Non lo so, non sono riuscito, ma mi sembra a sinistra nella stanza da letto. Perché io ho visto solo dei numeri e non... Io ho la pelle d'oca, ragazzi. Okay, anch'io, ragazzi. No, guardate che siamo qua, cioè questo è un rilevatore a ultrasuoni, quindi non può sbagliare. Io ho la pelle d'oca davvero. Allora, io direi, fammi un momento di vista, chiamare i proprietari, diciamo che ci salutiamo, ne ho fuori. Mirko, no. Cioè qua, guardatelo, no, spiego un attimo. Aspetta. Questo nuovo strumento che noi abbiamo utilizzato, tra l'altro che stiamo utilizzando in questa indagine per la prima volta, è un misuratore di movimento ad ultrasuoni con due sensori ai lati che in questo caso puntano nelle due stanze e ha due rilevatori che indicano da quale parte proviene il movimento, un po' quello che utilizzano in natura i pipistrelli per orientarsi durante la notte o anche i radar, ad esempio, dei sottomarini. Noi eravamo tutti di là, quindi qua non capta il movimento, diciamo, frontalmente, ma solo lateralmente, e si è proprio acceso quello di alla mia destra, indicando quindi un movimento all'interno della stanza, ma come si può vedere la stanza è completamente vuota. È anche molto preciso, se io vado alla sinistra mi capta e dice anche la distanza rispetto al rilevatore a cui sono io, e finché io non mi sposto lui continuerà a segnalare, perché lo fa in continuazione. Non appena io mi sposto il sensore non capta più il movimento e naturalmente si ferma. Quindi questo è sicuramente inspiegabile. Vi assicuro che ho la pelle d'oca perché non ce l'aspettavamo minimamente. Ormai ci stiamo avviando verso la fine dell'indagine. Vogliamo fare un ultimo esperimento, un'ultima prova. Abbiamo chiamato le due proprietarie dello stabile. Voglio vedere se loro, con qualche domanda, si riescono a mettere in contatto con questa eventuale entità. Perché si sta comportando male. Sentito? Mentre eravamo nella camera da letto con le due ragazze a fare domande, abbiamo sentito dei rumori arrivare da queste due stanze. Non è caduto niente qua. È un rumore tipo qualcosa che sia caduto, ma non ci sembra che sia niente.
abbiamo concluso l'indagine. Adesso smontiamo tutta l'attrezzatura. Abbiamo raccolto molto materiale, va sviluppato ancora. Devo dire che è stato veramente molto interessante. Mi sono emozionato non poco, soprattutto quando si è acceso il misuratore di movimento, che appunto ha indicato un movimento davvero inspiegabile all'interno della stanza da letto. E la cosa che ci ha un po' stupiti è che è successo quando noi siamo rientrati in casa, eravamo usciti per fare delle riprese all'esterno, siamo entrati e il misuratore si è acceso come se appunto qualcuno avesse voluto affacciarsi alla porta per vedere chi entrava in casa. Questa è proprio stata la sensazione che abbiamo avuto e io personalmente ho avuto la pelle d'oca per diversi minuti. Noi abbiamo concluso la serata, abbiamo dato alcune indicazioni, qualcosa ne ha trovato, il nostro materiale va rianalizzato con Daniele che ascolterà l'audio. In questa indagine abbiamo raccolto diverso materiale dall'audio al video, da delle antine che si muovono a delle risposte a determinate domande. Spero che troveremo la risposta di questi disastri che ci stanno danneggiando comunque la casa. Vedremo cosa verrà fuori da tutte queste analisi. È uno staff eccellente. Io vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a te per tutto. Grazie. Grazie. Un salutone. Siamo arrivati ormai alla fine dello sviluppo del materiale di Appiano Gentile, ma possiamo partire un attimino dal tuo pensiero per quello che riguarda le prime segnalazioni forti che ci mandavano i proprietari della casa. Le tubature. Sì, guarda, sulle tubature, come sai, durante la serata non abbiamo vissuto esperienze di quel tipo, quindi anche in nostra assenza, perché abbiamo lasciato la casa vuota per circa un paio d'ore, non è successo nulla, non si sono aperti i rubinetti e le tubature erano come le avevamo lasciate. Di conseguenza non ti saprei dare una risposta definitiva riguardo a questo fenomeno. Quello che eventualmente possiamo consigliare ai proprietari di casa è quello magari di installare delle telecamere all'interno dell'abitazione in modo che se dovesse ricapitare il fenomeno quantomeno si riesce a capire se effettivamente è un qualcosa di anomalo oppure no. Anche il nostro tecnico Daniele ha verificato l'impianto idrico, tra l'altro loro hanno installato un vaso di espansione per evitare sbalzi di pressione nell'acqua, quindi effettivamente l'impianto idrico funziona correttamente, non ci sono anomalie. Abbiamo avuto altre cose molto interessanti. Sì, la prima sicuramente quella diciamo che ci ha colpito un po' di più durante la serata è stata l'accensione del nuovo strumento, questo misuratore di movimento ad ultrasuoni. Nell'indagine abbiamo anche riscontrato altre cose, innanzitutto l'audio che ti volevo far sentire. Ed è un audio, ti ricordi, in quel momento in cui tu hai deciso di fare delle domande in dialetto, e in realtà c'era una motivazione, proprio perché i proprietari hanno segnalato questa loro parente che è scomparsa, che appunto era una persona del posto, quindi parlava solamente in dialetto. Effettivamente dopo queste due domande, come aveva già detto Daniele in diretta durante l'indagine, si sentono dei rumori davvero molto particolari, perché sembrano proprio delle gocce d'acqua che cadono. Adesso te li faccio sentire. E questo è, diciamo, è stata una cosa particolare, a parte il rumore che comunque ci ritroviamo sempre con l'acqua che ritorna presente anche in questo caso nella registrazione audio. E la cosa particolare è che questo fenomeno avviene solo ed esclusivamente dopo le domande in dialetto. È molto interessante questo fenomeno, perché teniamo presente che quella sera e anche qualche giorno precedente erano stati chiusi i rubinetti per via dei danni avuti con gli scarichi e cose varie. Sì, esatto, non c'era proprio acqua, non c'era possibilità di sentire secondo me questo tipo di rumore. Un'altra cosa che abbiamo riscontrato durante la serata è stato un video particolare che riguarda il bagno, in quanto noi avevamo aperto delle antine sotto al lavandino per verificare appunto la situazione dei tubi. Durante la serata già in alcuni momenti avevamo notato come queste antine fossero leggermente spostate.
Abbiamo poi verificato il video e adesso te lo farò vedere. Effettivamente ci sono queste due antine proprio nel lasso di tempo in cui la casa era completamente vuota, che fanno un piccolo movimento. Stiamo parlando di un movimento di pochi centimetri, però effettivamente c'è stato, considerando che la casa era completamente chiusa con porte e finestre chiuse. Sinceramente priva di corrente, esatto, priva di corrente, non saprei dare una spiegazione, anche perché l'antina che fa, diciamo, un movimento maggiore è proprio l'antina interna del bagno. Questi quindi sono i risultati che abbiamo riscontrato durante la serata. Noi ovviamente continueremo a mantenere il contatto con i proprietari e vediamo se questo caso potrà avere un seguito e magari una risoluzione completa. Ok, alla prossima.